Beppe? Su Beppe. E dov'è Beppe? Beppe, ah, guarda, è unico, dovrebbero clonarlo e poi un giorno farlo rivivere, perché un giorno chissà quando. No, Beppe è uno che insegue, così, perché insegue, lui lo fa un per sogno, insegue un sogno bellissimo, secondo me. Lo fa per passione, lo fa veramente bene, bene, bene. L'organizzazione è certosina, io organizzo queste cose come anche Marco, anche Domenico ogni tanto, fa pure lui, organizza delle cose, e possiamo dire che l'organizzazione è al top, veramente al top. Io nel blues ci sono sempre vissuto, sguazzato fin da piccolo, quindi a un certo punto è diventata davvero parte di me. Adesso, sempre col passare del tempo, credo che diventi sempre più sincero. Non è più semplicemente una passione musicale o qualcosa, ma è qualcosa che mi rappresenta. Sono sempre stato nel blues e continuerò ad esserlo. Attraverso di esso vedo come il mondo cambia, come io cambio, come io suono, come io mi esprimo e come tutto intorno a me continua a scorrere. Ho iniziato da giovanissimo a suonare la chitarra e poi mi sono appassionato di blues non sapendo neanche cosa fosse il blues. Me l'ha detto un mio amico che era il blues che mi piaceva, perché io sentivo queste melodie, più che altro ero attratto da queste melodie, di questi cantanti, di queste... e dopo in seguito ho scoperto che era il blues e da lì non l'ho più mollato. Lui è molto più giovane di me e io suonavo con parecchia gente, ma da quando lui ha avuto l'età per cominciare, diciamo, andare sui palchi, essere per tutto, basta. Io sono andato, è stato un sodalizio con mio fratello che dura tuttora. Io ero bambino e lui ci suonava e ho avuto questo regalo, appunto, di crescere fra le note di questa musica, e fino a che un punto non potevo fare altro. Questa cosa mi ha catturato definitivamente e ho deciso di buttarmi anch'io su questa strada, che poi è diventato, diciamo, un cammino comune che continuiamo passo dopo passo, e sono molto contento. Ma noi lo chiamiamo un freaking blues, che l'abbiamo, non l'abbiamo inventato, non esiste forse, ma è un non esiste blues. Quindi l'abbiamo inventato noi, abbiamo inventato una sorta di blues, siamo un blues molto sporco, molto, che proprio va alle radici di quello che è un footitine blues, esatto. Un footitine blues, diciamo, che un gergo può essere. Siamo una formazione un po' strana perché manca il basso, quindi c'è l'armonica, la batteria e la chitarra. Sì, però in realtà facciamo tutti in modo da sopperire alla mancanza del basso con... E infatti, con le basse. Con le brani nostri, no. Cover. Io aprirò questo concerto, questa serata, con il mio spettacolo One Man Band, che vuol dire, diciamo, quello che ho portato in giro negli ultimi anni, viaggiando soprattutto. È uno spettacolo che prevede armonica, chitarra slide, valigia, quella che vedete lì, la riesce a inquadrare. Bene, la valigia cambia spesso, ma l'idea è sempre lo stesso. Come funzionerà da cassa, però anche servirà a mantenere il ritmo di questo grande spettacolo. Cosa dire? Sono qui e sarò con i miei amici. Quindi diciamo che oggi avrete uno spettacolo un po' misto, perché comincerò io con i miei brani, con il mio spettacolo, per poi si aggiungerà un altro membro della mia storia musicale, che è Domenico Canale, lo conoscerete presto. E poi ci riuniremo negli Swamp e Dirty Waters e faremo un grande featuring, come si suol dire. Dopo aver suonato con diversi artisti americani come il nostro compianto e blues mentore Cooper Terry, Arthur Miles, James Thompson, Andy Forrest, e poi anche italiana Ida Cooper, il compianto Maurizio Bestetti e tanti altri, nella metà degli anni 90 io e Marco abbiamo formato una nostra band a conduzione familiare, che poi è sfociata in questo appunto progetto che portiamo in giro, diciamo, reinterpretando alla nostra maniera tutto quello che sono le nostre influenze di questo genere musicale, che sono vastissime, cercando di metterci un pizzico, appunto, di un po' di nostro pepe, altre spezie, e mixare tutto per cercare questo risultato che piace a noi e piace a chi ci viene a vedere, speriamo. Bitonto finalmente, ne abbiamo sentito parlare da tanti anni ormai, e finalmente siamo qui, è una bellissima location, la piazza della cattedrale, è una bellissima ospitalità fino adesso, non vediamo l'ora di essere sul palco. Che il Signore sia con noi anche.